una notte tranquilla. Ogni tanto capita ancora da queste parti. Ma che succede? Dico che l'hanno rubata, mamma! Oh. Che cosa hanno rubato, Leo? La mia torta al cioccolato! E come avrebbero fatto? Non lo so, l'ultima cosa che ricordo è che avevo messo una grossa frutta in frigorifero e ora, guarda, è sparita! Un caso difficile. Sono sicura che grazie al tuo fiuto da detective riuscirai a risolverlo. Mm. A dire il vero, ho già in mente un paio di sospetti. Non sono stato io. Neanche io. Allora non avrete niente in contrario se faccio un'indagine nella vostra camera, giusto? Procuratevi un buon avvocato, ne avrete bisogno. Che cosa stai cercando, Leo? Beh, delle prove. Ah, trovate! Briciole! Quelle potrebbero essere briciole di qualsiasi cosa. Sono briciole di torta. Di cos'altro possono essere? Adesso basta. Se loro ti hanno detto di non aver preso la torta, ricorda che è tuo dovere di fratello maggiore, amorevole e premuroso, credergli, chiaro? Io non mi arrendo. Troverò la prova suprema che incastra quei due, anche se dovessi rompermi la testa su questa indagine. Dai! Oh, no! Ehi! Era un modo di dire! Eccolo qui! Il mostro gigante ha invaso la nostra isola! Non sapete cosa vi aspetta! Fatevi sotto! Dice il saggio, a volte un'onorevole ritirata è meglio di una disonorevole disfatta. Beh, adesso è molto chiaro da dove prendono tutta l'energia quelle due pesti. Dalle torte rubate! Il bracciale mi chiama e, vista la situazione, non mi dispiace cambiare aria per uscire. Grazie per avermi raggiunto così in fretta, Leo. Figurati, Kefir. Che succede? Un fatto veramente grave. Una piramide è scomparsa nel nulla. Come una piramide? Non penso che Toby e Juliet abbiano a che fare con questo furto. Le nostre piramidi hanno motori antigravitazionali. Servono per spostare rapidamente gli edifici, in caso di emergenze, mettendo in salvo la popolazione. E immagino che tutti quei motori non si siano accesi da soli. No, Leo. Qualcuno deve essersi impossessato dei codici di attivazione. E chi potrebbe essere questo qualcuno? C'è un traditore tra di noi. Ed è finalmente arrivato il momento di smascherarlo. Che cosa aspettiamo? Andiamo sul luogo del crimine, investighiamo, interroghiamo i testimoni e prendiamo il colpevole. Avanti! Avrei dovuto proteggere la città, ma ho fallito. Mi dispiace moltissimo, Kefir. È davvero difficile individuare il nemico quando si nasconde tra di noi, Nate. E poi, tutta questa faccenda ha qualcosa di misterioso. Non scoraggiarti. Osiride ci darà delle risposte. Eh?
Io non ho riscontrato alcuna anomalia, Kefir. Che cosa vuoi dire? La piramide si è staccata dalla base senza forzature. I codici non sono stati modificati. È molto peggio di quanto pensassi. Un temporale! Adesso! Che tempismo! La piramide sta precipitando. Seguitemi! Power of Egypto! Power of Egypto! Potere dell'aria! Gravitazionali sono stati disattivati. A livello inferiore, avvieremo manualmente i motori. No, i gravitatori sono stati rimossi. Cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che siamo nei guai, Leo. Non c'è alcun modo di arrestare la sua caduta. Sperare che la piramide apra un paracadute è chiedere troppo, non è vero? Dobbiamo raggiungere la piramide prima che raggiunga il suolo. Come intendi agire, faraone? Innescherò un'onda energetica che causerà una reazione a catena fino a distruggere la piramide stessa. Sì, ma usciamo alla stretta, così eviteremo di essere coinvolti nell'esplosione. La reazione è stata innescata. Fuori! Fermo! Maledizione! Attiva il trasmettitore ad ologramma e mettimi subito in contatto con il faraone nero. Sarà fatto, signore. E adesso cosa vuoi, Sobek? Avrei un imprevisto da segnalarti, Hexaton. Non sono dell'umore giusto per le cattive notizie. Mi hai già deluso una volta, ma ho deciso di offrirti un'altra possibilità. Non devi dimenticarlo. La piramide è esplosa prima che toccasse terra. Non abbiamo capito cosa sia successo, ma prometto di andare in fondo alla questione. Sta attento, Sobek, perché la mia pazienza ha un limite. Vedrai, non ti deluderò, faraone nero. Solo un'ultima cosa, Sobek. Sono qui per servirti, faraone nero. Tu dovresti già conoscere la differenza tra un vero predatore e un ladruncolo. Temo di non aver capito. Il vero predatore semina panico e terrore. Il ladruncolo pensa a rubare l'argenteria. Cerca di non dimenticarlo, oppure te ne pentirai. Grazie per avermi fatto fare questa figura, idiota! Non sei degno di stare su questa nave. Rubare le posate, roba da matti. Quello che è accaduto è gravissimo. Se la piramide si fosse schiantata, sarebbe stato un disastro. Chiedo scusa per il ritardo. Kefir, ho scoperto che i codici di tutte le piramidi sono stati disattivati. Questo è intollerabile. È il momento di scoprire chi sta tramando contro Egixos. È ciò che stiamo tentando di fare, madre. Tentare non è sufficiente. Dovete riuscirci. Pensi che sia facile, Seth? Io penso solo che ognuno di noi debba impegnarsi al massimo e, se possibile, arrivare in orario alle nostre riunioni. Mi spiego? Certo, è vero. Seth è stato il primo ad arrivare. E dici, come ha ingannato l'attesa, vecchio mio? Beh, io... ho studiato le mappe e messo a punto una possibile strategia. Ho l'impressione che Seth si senta come me quando non ho studiato. E il professore mi chiama alla lavagna. Questo non mi sembra il momento di discutere tra di noi. Dobbiamo subito cambiare tutti i codici di attivazione. Dove li custodite? Nella stanza dei tesori della piramide di Maat. Quello è il luogo più protetto e anche il più sorvegliato di tutta Egixos, Leo. Oh? È praticamente impenetrabile. Quando dovrò nascondere una torta, saprò dove andare. Questo è un apparecchio che rileva tracce di energie. È in grado di visualizzare il passaggio di chi transita in un determinato spazio. Vi darò una dimostrazione. Ricostruirò quello che è successo in questa stanza pochi minuti fa. Mi sembra proprio necessario, con tutto quello che abbiamo da fare. Rilassati, Seth, e goditi lo spettacolo.
Una strategia davvero interessante, Seth. Forse ha qualcosa a che fare con il futuro della pasticceria di Gixos? Basta così. La dimostrazione è stata più che sufficiente. Un lavoro eccellente, Osiride. Così potremmo vedere chi si è introdotto nella piramide di Maat e si è impossessato dei nostri codici. Leo, voglio che tu vada alla piramide di Maat. D'accordo. Io verrò con te. Eh? Qualcuno dovrà guardarti le spalle senza dare nell'occhio. Sì, ma tu sei invisibile come un piccolo elefante, Bess. Questo è il palazzo di Maat, la piramide più sicura della città. Qui c'è tutto. Il tribunale, la prigione, nonché la sala del tesoro. I codici sono qui dentro. Mettiamoci al lavoro e scopriamo cos'è successo. Oh, che sta per succedere proprio ora? L'hanno fatto ad entrare. Tutti gli ingressi sono sigillati. Il traditore li avrà aiutati ancora una volta. Diamoci da fare. Ma quello è Sobek. È incredibile, quel tipo è sempre in mezzo ai piedi. È un coccodrillo, ma sembra abbia più vite di un gatto. Power of Jigsaw! Allora, chi si rivede? Il mondo è piccolo, giovane faraone. Davvero piccolo? Incontro troppo spesso il tuo brutto muso. Codici inseriti, Sobek. Ottimo lavoro. Che significa? Vuol dire che il tuo viaggio sta per terminare, umano! Addio, faraone! E grazie mille per la piramide! Farà un figurone nella mia collezione! Essere più all'altezza del mio compito. Beh, sei rimasto nella piramide. Da solo, non posso farcela. Mi serve il tuo aiuto. Ne sei sicuro, Leo? Non sono mai stato così sicuro in tutta la mia vita. Allora potrai contare su di me. Vedi quella nave lassù? È Sobek. Ha rubato i codici di attivazione delle piramidi. Ecco, ho capito come ha fatto. Pugno del gigante! Faccio piano, Nate! Non dobbiamo danneggiare troppo la piramide. Con tutti loro invece possiamo andarci giù pesante. Grazie, Bess. Le cose si stavano mettendo male senza di te. Dobbiamo riprendere il controllo della piramide. Io non penso proprio che vi convenga farlo. Fermatevi! O farò precipitare la piramide sulla città. Non possiamo permetterlo. Ok, hai vinto, Sobek. Perché? Avevi forse dei dubbi? Salite a bordo. C'è un amico che vuole incontrarvi. Come si dice in questi casi, un bel bottino. C'è l'ultimo faraone, l'amica guardiana e anche il grande Bess. Lavoro eccellente, Sobek. Grazie, mio signore. È un peccato che su questa nave non ci sia un posto per tutti. Ora liberati di quei due. A me interessa solo il ragazzo. Che hai intenzione di fare, criminale? Devi stare più attento a come ti rivolgi a me.
Ricorda che io sono il faraone nero. Sei solo un mostro. Dimmi dove li stanno portando. Avanti. I tuoi amici stanno per fare un bel tuffo nel vuoto. Sono curioso di vedere se anche loro hanno imparato a volare. Se ti aspetti di vederci tremare o implorare la tua pietà, rimarrai deluso. Esso. In realtà soffro un po' di vertigini. Su, coraggio! Fateci vedere un bel salto! No! Che sta succedendo? Come si dice in questi casi, arrivano i nostri! E che? Andiamo, Hexaton, ammettilo! Non dirmi che non ti piacciono i colpi di scena! Power of Jigsaw! Power of Jigsaw! Alzati, Hexaton. Ci rivedremo presto, Kev. Sei finito, ragazzino. Ora come pensi di sfuggire ai miei uomini? Eh? Di quali uomini parli, Sobe? Ormai sei solo. Stai bene? Sto bene, ragazzo. Ma a questo punto io non credo che Sobek possa dire la stessa cosa. Guarda. Maledizione! Pensavo che certe cose succedessero solo nei cartoni animati. I codici sono stati riattivati. Ma i Jigsaws con questa storia ha corso davvero un grande pericolo. È vero, ma ad Hexaton è andata male ancora una volta. Ho i risultati dell'indagine, faraone. Hai l'identità del traditore. Guarda tu stesso, faraone. È Sobek, manomette il pannello di controllo della piramide. E qualcuno lo ha aiutato. Chi è stato? Un'ombra. Vuol dire che la caccia al nostro traditore è appena cominciata. Io devo proprio andare. E sapete, i miei genitori mi aspettano per l'ora di cena. Certo, vai pure, Leo. Ci vediamo presto. Prima avrei un favore da chiederti. Dimmi pure. Ecco, devi sapere che... Penso che si possa fare, Leo. Lo prendo solo in prestito, te lo prometto. E così arriviamo alla fase finale dell'indagine. Il brillante detective ha individuato il colpevole. O in questo caso, i colpevoli. Ecco mamma, papà, la torta è ancora al suo posto. Mando un po' avanti. I ladri avranno di certo agito nell'oscurità. Arrivano i furfanti. Oh? Anche se sembra uno solo. Ma quello sono io. L'ho mangiata io. Beh. Può capitare a tutti di dimenticare di aver fatto qualcosa, soprattutto se si è sonnambuli. Manca solo una cosa: il lieto fine. Torta al cioccolato! Yeah! Sono rimasto solo. E non è la prima volta, ma tornerò. E allora ognuno di loro me la pagherà cara.